follower, benvenuti e ben ritrovati sul canale di TV Serie 80. Oggi faremo un unboxing di Funko Pop inerente a My Hero Academia, qualcosa di veramente speciale, limited edition, un villain. Eh sì, ora è la volta di Hall for One, questa Funko da collezione in edizione speciale. Ma prima di farvi vedere l'unboxing e quindi vedere insieme a voi tutta la confezione e l'interno, volevo comunicarvi che proprio nei giorni scorsi sono stati annunciati degli altri Funko Pop in uscita per quest'anno, qualcosa di veramente fantastico e meraviglioso. Andateli a vedere se siete dei fan appassionati, collezionisti di questi di questo tipo di genere, quindi anime, e quindi dovete mettere New York Fair Funko Pop My Hero Academia 2020, vi verrà fuori il mondo, cioè ne usciranno veramente tante, special edition, tanto di più, ma vedrete tutto qua sul mio canale, quindi dovete stare solamente sintonizzati. Ora andiamo a vedere insieme a voi nei dettagli. Carissimi follower, possiamo già notare sul lato, sulla sinistra, il logo Pop Animation My Hero Academia, questa è la numero 646. Sul lato superiore, scritta Funko, vediamo già una parte della testa di Hall for One. Anche qua abbiamo il logo dentro al balloon Pop Animation. Come vedete, Special Edition, vedete l'adesivo Hall for One. E qua abbiamo il disegno di metà della Funko. Questo è il lato, come potete vedere anche qui abbiamo un'anteprima della Funko, anche qua abbiamo il logo Pop Animation, la scritta All for One in bianco e 646. E di qua All for One, scritta nera, una parte della testa in basso, logo Pop Animation da tutte le parti, praticamente c'è in tutti i suoi lati. E qua abbiamo già tutte le Funko appartenenti alla terza serie. Arriveranno, e follow quelle che non vi ho fatto ancora vedere, prossimamente ci saranno proprio tutti gli unboxing delle restanti in un unico video, quindi state sintonizzati. Ma ora andiamo subito a vedere l'interno, quindi apriamo con delicatezza questa scatola. Troviamo la solita plastica trasparente, ecco, questo è l'interno, guardate, fighissima, vi ripeto, è già uscita, non è in anteprima, la trovate già in tutti i negozi, io l'ho presa al Nerd Show Bologna, pagata 18,90 euro, quindi anche un prezzo a parere mio onesto per una special edition. Come sapete, i Funko sono poi come dei francobolli, perché si alzano di prezzo e diventano delle rarità, Ok, ora togliamo il blister. Eccola qua,
in tutto il suo splendore. All for one. Guardate, followers è poco bella. Voltiamo. Al termine poi vi faccio una panoramica con questo breve video dettagliato di questa Funko. Bene. Per questo è tutto, spero che questo video sia stato interessante, vi sia piaciuto. Commentate se anche voi collezionate Funko Pop di My Hero Academia. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, cliccate sulla campanellina che è importantissimo, perché così potrete ricevere tutte le notifiche quando faccio questo tipo di video. E ci vediamo alla prossima. Ciao follower, plus ultra!